facciamo una prova. Come sentite la voce con la musica sotto, va bene? È ok, no? Cioè non è troppo forte sotto, ok? Allora, attenzione che qua devo mettere a posto le robe. Ho capito che se non sta vicino alla bocca... Eccolo qua. Allora. Boh, allora io... questa è una conferenza che ho già fatto in un paio di occasioni, per questa occasione molto speciale, molto importante. Intanto grazie a tutti di essere qui. Sono naturalmente un po' incasinato, impacciato all'inizio, spero poi di sciogliermi un po' di più. Grazie a voi. Mi sono preparato, ho fatto proprio i compiti a scuola. Adesso ho messo questa schermata che diciamo un po', lo volevo mettere in latino, però dopo ho deciso, beh, senti, mettiamolo in italiano meglio, no? Perché credo che in latino è una roba tipo, non me lo ricordo già più, vabbè, amen. E comunque il senso è proprio questo, imparare sempre, no? È il senso, è, diciamo, il mio motto. Se io come Giovanni avessi un araldo, sai, uno stemma, sicuramente avrebbe scritto imparare sempre. Allora, in questa, alcune cose le ho scritte, cercherò di non essere pedante, le ho scritte perché avevo paura di dimenticarmele. Allora, in questa conferenza cercherò di raccontare il mio percorso di autore mettendo a confronto le mie immagini, e specialmente quelle contenute nel mio libro Carta Stampata, con i libri, le immagini dei fotografi e degli autori che mi hanno ispirato dall'inizio della mia carriera ad oggi. Come ho detto prima, la conferenza, questa proiezione finisce nel 2006, quindi con l'ultima foto del mio libro, proprio perché il periodo contemporaneo lo devo ancora capire, quindi diciamo ne faremo una conferenza un po' più avanti. Questa è sicuramente una storia di famiglia, una specie di albero genealogico del mio percorso, e naturalmente tutto quello che io vi farò vedere non è nessuna pretesa di essere una di avere un valore storico. Io non sono un critico di fotografia e non sono anche abbastanza ignorante, diciamo, un'ignoranza che in una certa maniera cerco di coltivare in un qualche modo, perché per riuscire a scattare le fotografie credo che un pochino ignoranti bisogna rimanere. Cioè, quando scrivevo questa cosa mi è venuta una specie di Twitter, che io li odio, dire la verità, ma mi è venuta questa frase, forse ero in bagno, e ho pensato, il rischio con questa conferenza è che sembro uno che se la tira, che vuole sapere tutto di fotografie, invece non è così. Allora ho pensato, non c'è bisogno di essere ginecologi per innamorarsi, questa è un po' l'idea che ho avuto, no? Diciamo, cioè devi saperne, ma cioè, non è che devi saperne proprio così tanto, cioè non nel dettaglio. Comunque, allora diciamo che però, sempre per rimanere nell'innamoramento, sicuramente come quando incontri una persona, ti innamori, i primi istanti di questo incontro, se ci pensate bene, molto spesso sono quelli che poi daranno il là, no? A tutta questa, alla relazione, no? Saranno decisivi per lo sviluppo del rapporto. Allora, questo è quello che io vi mostrerò, le immagini che dentro di me si sono sedimentate, no? Che fanno ormai totalmente parte di me e nel mio modo di approcciarmi alla fotografia. Io vedrete delle forti analogie tra le fotografie dei miei maestri e le mie, però vorrei solo dire questo: non è che io scartabello i libri prima di fare le foto, io le ho immagazzinate queste cose, e vedremo come con il tempo tutte queste informazioni, tutte queste ispirazioni si amalgamano sempre di più e diventano, mentre all'inizio della mia carriera è molto chiaro da dove vengono le mie ispirazioni, con il passare del tempo gli autori si mescolano sempre di più insieme anche al mio percorso. Cosa potrei dire? Ah sì, potrei anche mettere un'altra
fotografia. Ecco, forse questa qui è la prima, è una delle prime foto che io ho fatto, forse la prima, diciamo, ma vabbè. Nello studio di mio padre. Mio padre faceva il grafico, anzi mi sono scritto, mio padre era un artista che controvoglia faceva il grafico svizzero, no? E, aveva uno studio dove ospitava un fotografo e quindi io, molto piccolo, quindi quando ancora assolutamente non avevo nessuna idea di fare il fotografo né niente, frequentavo ovviamente il suo studio e questa fotografia l'ho fatta quando avevo 13 anni, in un tentativo così di emulare quello che vedevo. E tra l'altro questo fotografo che lavora con mio padre era un tipo pazzesco, perché faceva delle cose che mi hanno segnato profondamente nella mia carriera. Per esempio, lui sviluppava delle lastre 13-18, no, col negativo, e poi una volta che l'aveva lavata pegliava la macchina e diceva: dai, vieni con me, andiamo a fare un giro in macchina. E non andavamo da nessuna parte, semplicemente lui metteva il telaietto col negativo sul coso del riscaldamento, no? E facevamo il giro dell'isolato 2 o 3 volte per asciugare il negativo, no? E questa è una cosa straordinaria. Io ho detto: ma questo qui è un genio, no? Io non sapevo che era pazzo, no? E questa cosa mi affascinava tanto, no? Poi un'altra volta, un'altra cosa che faceva, all'epoca c'erano gli esposimetri, perché qui stiamo parlando del 71, no? Così, c'era l'esposimetro, anche lì una cosa che mi è rimasta tutta la vita. E allora vedevo che lui aveva la macchina fotografica più l'esposimetro, e dicevo: ma cos'è quello? Misura la luce. Forse io sono scemo, ma io non ho mai capito, cioè adesso l'ho capito, ma proprio non capivo assolutamente cosa volesse dire. Ma infatti l'esposizione per me è ancora adesso un problema, cioè faccio veramente fatica, no? Cioè la azzecco un po' sempre un po' a caso, no? E queste sono cose che proprio ti rimangono, no? Cioè, perché alla fine sono rimasto molto empirico, no? Nel mio modo di approcciare le cose. Ah, ecco, poi posso parlare anche del mio capo. Io, ecco, qui una foto del mio capo su Fabio Simeon, un fotografo associato all'AFIP ancora adesso, credo, e i suoi 2 assistenti, io sono qua sulla destra, sì, sinistra. E, per esempio, anche lui, ovviamente, ho lavorato 3 anni da lui, caspita, è stata una cosa importantissima, no? Cioè, mi ha insegnato tutto, si può dire. Ma per esempio lui mi ha insegnato una cosa fantastica: non smuovere la polvere. Cioè, noi avevamo una camera oscura proprio con dei cumuli di polvere, no? Su tutte le robe. E tra l'altro, se noi avessimo avuto la polvere sui negativi sarebbe stato terribile, perché all'epoca i cataloghi si facevano con le stampe originali, non stampati. Quindi io passavo la mia vita tipo a stampare 400 copie di una stessa foto, no? Se hai un pelo lì sei fottuto, cioè come fai a ritoccare, no? Allora io ero sconvolto, dicevo: ma Fabio, qua bisogna pulire. Fa: per carità di Dio, non pulire mai, non ci provare neanche, perché infatti non avevamo mai neanche un puntino da spuntinare, una cosa straordinaria. Questo era Fabio Simeon, veramente un grandissimo. Allora, poi andiamo avanti. Dunque, qua io scrivo: ah sì, ok, tracciare una vera e propria mappa delle nostre ispirazioni è ovviamente molto difficile, cioè siamo continuamente ispirati da 1000 cose, dai libri, dalla televisione, dai film. Adesso io ho messo Italo Calvino perché, dai, mi sembrava, cioè per me, mia mamma, il primo libro importante che mi ha dato da leggere è stato Calvino, Il barone rampante, e quello mi ha totalmente condizionato completamente la vita. Cioè io, quando Calvino è morto, ho pianto come se fosse morto un mio fratello, un parente, no? E tra l'altro in questo libro, Gli amori difficili, c'è un racconto che io, sicuramente molti di voi lo conoscono, che è L'avventura di un fotografo, che è scritto, credo, nel 1960, e dove c'è già assolutamente tutto. Quindi non lo posso raccontare, non abbiamo il tempo, ma poi io non potrei mai raccontarlo. Molto più semplice andare a comprarlo e leggerlo, è una cosa meravigliosa, un consiglio che mi sento di dare. Ah, questo è una cosa che recentemente ho visto,
Recentemente ho rivisto un film che si chiama Cinque pezzi facili, da cui ho tirato fuori in modo così questa inquadratura che mi ricorda un po' un ritratto, eccetera. E cinema ovviamente è una grande fonte di ispirazioni per un fotografo, credo, ma insomma un po' per tutti, ma per un fotografo sicuramente. E io ho avuto una grandissima fortuna perché, diciamo, Giovanni lo sa perché lui piange spesso per me, per la mia infanzia infelice. Io ho passato la mia infanzia in una periferia atroce che si chiama Pioltello, anzi neanche a Pioltello, a cavallo tra Pioltello e Cernusco sul Naviglio. Adesso sono dei resort praticamente, ma negli anni 60 diciamo era una vita disagiata, estremamente disagiata, e soprattutto disagiata per il cinema, perché davano solo i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che io modestamente ho visto tutti, ho visto anche tutti i film di Maldi, mi sono serviti a poco nella mia carriera, devo essere sincero. Ho visto anche tutti i film di Mal dei Primitives, di Giacomo Agostini, faceva anche dei film. E io ho avuto la grande fortuna, ma dopo ne parleremo anche meglio, di poi a un certo punto di fare l'Umanitaria, una grande scuola di fotografia, lo è ancora adesso, ma devo dire all'epoca era veramente un momento d'oro per questa istituzione, e soprattutto di avere una grande persona che è Giovanna Calvezzi, che è qua e che io saluto, che ringrazio ancora adesso di essere stata una parte così importante della mia crescita, e lei mi ha veramente ispirato. E lei è così mossa a pietà per questo giovane, diciamo, talento che però veniva così plebeo da questi ambienti miserabili, e ha incominciato a dire: caspita, da questo qua bisogna che gli facciamo vedere qualcosa. Allora mi portava al cinema, e mi portava tipo in Cineteca a vedere Buñuel, e io sono passato da Mal dei Primitive a Buñuel, no, di botto, piantavo certe dormite incredibili, Antonioni, boh, delle cose, cioè, chiaro, io capivo perché, diciamo, ero proprio scemo, no? Ho detto: cazzo, questa è una grande occasione, no? Però tra pensare e succarsi tutto Buñuel ci passava un po', no? E ultimamente ho rivisto questo film Cinque pezzi facili, un film straordinario che adesso non lo produrrebbe neanche un magnate del petrolio che non sa dove mettere i soldi, perché non succede niente, non ha un plot, un film magnifico. E ho detto: no, sono rimasto colpito, cioè praticamente tutto me stesso sono in quel film, cioè non me lo ricordavo, no? E quanto questo film mi aveva, adesso qui ho solo questa inquadratura. Fermi tutti, vabbè, Antonioni abbiamo parlato e va bene, ma io voglio qui introdurre un altro episodio fondamentale per le mie ispirazioni. Allora, nel 73, sempre legato all'AFIP, perché io ho un legame trasversale, discontinuo, ma interessante con l'AFIP. Nel 73 io vado ad aiutare Renato Gozzano, un genio assoluto, uno dei più grandi fumatori di hashish, ben si può dire, che io abbia mai conosciuto, e però un genio assoluto, perché lui era un genio sia a filmare, a fotografare, a farsi le canne, sia ad inventare, credo che lui ha inventato i bank, lui ha fatto delle cose, veramente un personaggio straordinario. Ma la cosa bellissima a cui gli devo veramente tanto è perché un giorno andai a reggere il suo microfono mentre filmava Rocco Mancino. Allora, Rocco Mancino è stato quello scatenante, perché io a quel momento, mentre gli reggevo il microfono, nella vita avrei potuto fare ancora di tutto, ma quando ho visto Rocco Mancino all'opera, cioè non all'opera, ma questo è un altro discorso, io ho detto: ragazzi, ma questo qui, cioè, ma questo è una cosa straordinaria. Cercherò di farla breve. Allora, 10 del mattino, andiamo, truccatori, modelle, gente che dormiva per terra, poi questo nel suo studio dentro il cortile del Diana, cioè posto, ragazzi, da paura. Verso mezzogiorno comincia a uscire lui con la vodka in mano, bello, no, fighissimo, io sempre con sto asta, no, non capivo, arrivavano queste modelle, no, e poi scomparivano con lui, e poi tornavano e andavano via piangendo, porca miseria. Certe non andavano via, rimanevano lì.
io quando avevo 16 anni, cioè, mi affacciavo anche un po' a un mondo, no? E lui beveva, no? Questi truccavano, gente andava, veniva. Io ho detto, caspita, la cosa che però più mi lasciò entusiasta di questa esperienza, che verso mezzanotte le foto le fece il suo assistente, perché lui era troppo ubriaco, non stava steso sul divano, quindi era da dire, quindi proprio avantissimo, ma mica un servizio per bata, spose, un servizio per l'uomo vogue, insomma, no, una roba importantissima. Ma la cosa bellissima, lui è stato proprio quindi un momento di grande ispirazione, ma non solo in quel momento. Dopo anni ci siamo trovati a Miami a lavorare per lo stesso cliente nella stessa produzione. Allora io, con grande così riconoscenza e affetto, sono andato e ho detto: Rocco, tu ovviamente non ti puoi ricordare di me, ma io ti devo tutto, ti devo questa scelta. Lui così molto contento, no? Allora, caspita, siamo entrati in fraternità così. Allora ho detto: caspita, ma tu mi devi parlare un po' di queste situazioni, anche della filosofia che era alle spalle di questa cosa. Allora lui mi ha detto due cose che io vi prego di fare ascoltare anche voi, di fare tesoro come ne ho fatte io. A un certo punto lui mi dice: le modelle, parliamo delle modelle, musica, dice: scusa, ma se lei non te la dà, ma perché la fotografa? Bellissimo, no? No, anche perché si può declinare anche se non ti dà quella cosa là, non quella là, ma quella cosa, se non te la dà, perché la fotografi? Ma è la, sembra semplice, ma io non ci avevo mai pensato. È straordinario. Allora io, così ben pensante, gli dico: vabbè, il dovere, no? Da buon capricorno, no? Lui pensava al piacere, io al dovere. Ma caspita, Rocco, ma tu lavori per Vogue. Lui: ma chi se ne frega di Vogue? Meraviglioso. E questo, devo dire, è veramente, anzi, diciamo, io vorrei rassicurare tutti i miei fans, approfitterei, che io non le voglio fare la copertina di Vogue, cioè, oddio, in carità, si può fare tutto, ma io mi ispiro a Rocco Mancini. E queste sue due frasi che per me sono, diciamo, Vangelo. Grazie. Oh, per un buon fotografo ci vuole, appunto, come avevamo detto, una buona scuola. Questa è una foto, diciamo, fatta ai bei tempi dell'umanitaria, diciamo. E questa illustra il quello che vorrei parlare del programma didattico, diciamo. Infatti si vede questa composizione anche un po' surrealista, no? Chissà come mai. No, allora, diciamo, tutto quello che io sto dicendo viene da questi 3 anni bellissimi di scuola umanitaria. Giovanna non mi ha insegnato a rollare le canne, anzi, semmai credo che forse potrebbe essere stato nel caso quasi il contrario. Perché lei insegnava storia della fotografia, che non so se sembra una cosa noiosa o no, ma insegnato da lei era straordinario. Perché naturalmente non si trattava di storia in modo nozionistico, si trattava di farti capire che le ispirazioni sono delle porte che si aprono, no? Cioè sono cioè lasciarti guidare dalle ispirazioni è come avere nei film western, c'è sempre l'esploratore indiano, no? Quello che conosce il territorio meglio di te, no? E va avanti lui e rischia, no? E poi fa: dai, si può, no? Andiamo di qua, no? E io, diciamo, questi autori di cui parlerò adesso li vedo proprio così, come degli esploratori che per ragioni anche anagrafiche, magari, sai, sono nati prima, insomma, andavano avanti prima loro, insomma, io ero troppo piccolo, e quindi hanno avuto un atteggiamento, no, fotografico, che sono stati ispirazione per me, ma voi vedrete. Sono sicuro che molti di voi hanno, diciamo, vissuto la stessa cosa e vivono la stessa cosa.
cioè inizia adesso, vi dico solo questo. Scusate, bevo un attimino perché... Ecco perché ho la catena al... Si capisce perché ho la catena al portafoglio, perché sennò lo perderei. Allora, no, questa è la parte seria, proviamo. Allora, inizio con tre fotografi. Allora, questa qui, diciamo, prima lezione. Tre fotografi, tre atteggiamenti molto diversi, ma che sono alla base di ogni agire fotografico contemporaneo, moderno. William Klein, William Klein. Allora, cos'è William Klein per me? Per me è stato veramente il primo amore, no? Cioè proprio quando io ho visto William Klein ho visto veramente per me la possibilità di esprimermi. Mi piaceva di Klein questo suo buttarsi completamente nella mischia e credo che la chiave, almeno per me, del suo atteggiamento fotografico è che lui entra talmente nella realtà da, anche a costo di modificarne gli accadimenti, cioè lui con questo grandangolo che usava in modo così magistrale diventa veramente parte integrante dell'avvenimento, dell'accadimento. Questo, quando noi dobbiamo prendere una macchina fotografica in mano per fare qualsiasi foto, noi dobbiamo decidere quale di questi tre atteggiamenti usare. Cartier-Bresson, diciamo l'opposto, infatti io da giovinastro non lo amavo tanto, perché mi sembrava un po' noiosetto, invece ovviamente poi con il tempo ho capito tutto il valore del suo atteggiamento. Però Cartier-Bresson in questo senso sì, è l'esatto contrario di Klein, perché lui fa la famosa image à la sauveur, cioè l'immagine colta, diciamo, di nascosto è brutto dirlo, però sostanzialmente il senso è questo. Cioè, in altre parole, la sua presenza non modifica assolutamente quello che sta succedendo. Arriviamo a dire che quella cosa sarebbe successa comunque, al di là che lui ci sia stato o meno. Stessa cosa non possiamo dire per Klein. Gli accadimenti nel loro generale sarebbero accaduti lo stesso, ma quella foto è radicalmente modificata dalla sua presenza. E quindi qui vediamo qualche foto, ce ne sono di meglio di Bresson, ma io avevo questo libro e ho riprodotto questo. E poi, secondo me, diciamo, come terzo atteggiamento, Mulas. Mulas è un caposaldo, non so se all'estero hanno capito la grandezza di questo atteggiamento, in questo pensiero, no? Adesso lo facciamo scorrere e poi c'è una schermata dove lui racconta molto meglio di quanto posso fare io qual è la chiave del suo atteggiamento fotografico. Intanto vorrei farvi osservare il ritmo di queste pagine, Duchamp. C'è il ritmo del racconto, no? Di come lui gira intorno al personaggio, agli ambienti, no? Il mix di primi piani, piani allontanati. E poi il suo grande lavoro sugli artisti, no? Dove lui la comprende. Diciamo che Mulas è la terza via, no? Cioè entrare in una tale conoscenza della realtà che fotografi da diventarne interprete, no? In una qualche maniera, diventarne protagonista. Quindi è la via dell'intelligenza, diciamo, no? Rispetto alla via dell'istinto di Klein e la via dell'occhio, diciamo, di Cartier-Bresson. Anche questa sequenza di Lucio Fontana è straordinaria. Ed è anche straordinaria perché lui nel libro racconta bene come sia un falso. Cioè,
E questo è anche importantissimo per me, e anche questa è una grande porta che ti si apre, no? Perché tu puoi fare un falso vero, si può benissimo, ma questo noi lo sappiamo adesso, ma quando magari hai 14 anni, 15 anni non lo sai, no? Questa sequenza, vabbè, è un capolavoro, molti sono sicuro di voi la conoscono già, ma vale sempre la pena di rivederlo. Perché è un falso, perché sostituiscono la tela con una già tagliata, eccetera. E poi le verifiche, quindi diciamo il grande capolavoro di Mulas. Ecco, come i bambini che non sanno ancora parlare, quando cercano e vogliono una cosa si esprimono avvicinandosi ad essa, toccandola, fiutandola, indicandola con mille atteggiamenti diversi, così il fotografo, quando lavora, gira intorno all'oggetto del suo discorso. Lo esamina, lo considera, lo tocca, lo sposta, ne muta la collocazione e la luce. Quando infine decide di impossessarsene fotografandolo, non avrà espresso che una parte del suo pensiero. Ciò che veramente importa non è tanto l'attimo privilegiato, quanto individuare una propria realtà, dopodiché tutti gli attimi più o meno si equivalgono. Potremmo anche andare a casa, vabbè. Ma noi invece andiamo avanti. Proprio le verifiche di Mulas, però, mi portano a pensare a Lee Friedlander, che diciamo è un'esasperazione di alcuni di questi aspetti. Friedlander si mette, non sempre, ma in molta parte del suo lavoro, o del lavoro che mi ha particolarmente ispirato, mette sempre una parte di sé, diciamo, nella fotografia, un'ombra, un riflesso. E questa mi piace quasi sempre, quando vado in un posto, di fare una fotografia di me in quel posto, una mano, un riflesso, perché in una qualche maniera mi sancisco il fatto che una cosa importantissima sta succedendo, cioè che io ci sono. No, però è necessario, no, per impossessarsi fotograficamente di un territorio, no, di una situazione, no? E questo è un altro, e questa possibilità Friedlander te la dà in pieno, no? Ti dice: guarda che tu non hai problemi, anzi non solo non hai problemi, ma la prima cosa che devi fare è certificare al mondo che tu esisti, no? Che tu come fotografo sei lì, no? Questo è meraviglioso, no? Guarda la libertà che ti dà questa foto, no? Questa veramente ti dice: guarda che tu puoi fare quello che vuoi. Questo è anche una foto di François Hare che, diciamo, è veramente fantastica, e anche qui ti dice, anche qua dice puoi fare quello che vuoi, no? Ma è un pochino una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso, no? Tutti questi atteggiamenti, no? Questo bisogno del fotografo di mettere mano, no? a quello che vede, alla realtà, no? Che è, la trovo questa immagine potentissima, un'immagine che adesso va per la maggiore, diciamo, no? Si è scoperta un po' questo fatto di partecipare, no? Però all'epoca era veramente nuovo, molto interessante. Larry Clark è un altro autore che tutti questi autori li ho conosciuti grazie alle mie lezioni di storia di fotografia all'umanitaria, e sono tutti autori che mi hanno totalmente formato. Larry Clark era un junkie, un drogato, un eroinomane, e lui ha fotografato la sua realtà, no? E non è un reporter, perché questo è molto importante, no? Cioè, lui non va a fare un servizio fotografico su quelli che si fanno di eroina, lui è uno di loro e semplicemente fotografa la sua vita, no? E anche questo, a parte che io ho visto recentemente degli originali di Larry Clark, delle stampe originali, e sono commoventi, perché sono di una... cioè eroinomane sì, però cioè, ci stava attento a sviluppare il negativo, sono di una...
trasparenza, di una precisione tecnica veramente straordinaria, no? Mi fa pensare a Keith Richard, non so come si chiama il chitarrista dei Rolling Stone, no? Uno fatto con cazzo, però suona, no, divinamente, no? Cioè, gente che ha una padronanza, non so come fanno, io non riuscirei, avrei voluto, ma... Cosa ti dice Clark? Fotografa quello che vivi tu, no? Fotografa la tua realtà. Ecco, poi vedi i destini incrociati, no? Cioè, anni dopo Nan Goldin, no? Che fa un po' lo stesso tragitto, ma mettendo addirittura se stessa e quindi aprendo questa necessità per i fotografi addirittura di essere proprio protagonisti dell'immagine. A me piaceva di questo libro, mi ha sempre entusiasmato il titolo. Forse mi ha entusiasmato proprio questa copertina. Oh. Robert Frank per me ti dice sì. Tu puoi anche andare in giro, l'importante è che porti dentro di te, no? Quello che tu sei, no? Anche lui fa del reportage, ma non è un reporter, no? Robert Frank. Cioè, lui fotografa uno stato d'animo, non parla di fatti, questo qui non è un fatto, no? È uno stato d'animo, è uno stato d'animo suo rispetto a questi fatti. Mi fa pensare, per esempio, a Raymond Carver, no? Lui è una specie di fotografo che scrive dei racconti, no? Ma che sono specialmente basati su quello che lui sente di quella situazione. Questo è un grande racconto, no? Cioè, c'è tutto un mondo, no? In questa fotografia. Oh, porca miseria. È qua. Allora, Avedon, vabbè, chi non è stato influenzato da Avedon? Allora, per me, io... Avedon è tante cose. Per me il potere, diciamo, lo associo all'idea di potere. Potere della fotografia, potere del fotografo. Direi quasi che con Avedon la fotografia prende il potere. Quindi Avedon ti dice, ehi, tu non sei uno sfigato con la macchina fotografica che va in giro cercando di fare delle foto. Questa macchina fotografica ti dà potere, cioè tu puoi dialogare alla pari con il potere, anzi non solo puoi dialogare alla pari, ma puoi giudicare il potere, chi detiene il potere, no? Quindi dice un'altra cosa importantissima per il fotografo. Cioè dice sì, il tuo stato d'animo, il tuo atteggiamento, no? Ma quello che hai in mano è un'arma, no? È un'arma che ha un enorme potere. Avedon è tante cose, oltre a questo è anche teatro, no? Teatro dell'esistenza. Lui mette in scena una continua recita tragica, no? E un'altra cosa che ti fa capire è che di fronte a un fondo bianco è meglio che succeda qualcosa, perché se no la foto rischia di essere noiosa. Qui ne fa succedere parecchie, ma anche qui ne fa succedere tante. Avedon è anche un grande fotografo di moda e quando inizia in American West, cioè, ho scoperto che lo inizia a 55 anni, quindi io mi sono sentito veramente bene, fa il suo lavoro più importante, ma fa anche le foto più belle di moda che siano mai state fatte, perché se avete mai visto i suoi originali, queste stampe sono un inno al tessuto, no? Anche, no? Cioè sono una grande attenzione proprio alla qualità sociale ma anche concreta.
persone, ma anche dei vestiti. Oh, un altro che usa molto bene il fondo bianco è Oliviero, che sicuramente per me è stato di grande ispirazione. Il suo fondo bianco mi ha depistato per anni, tanto è vero che io lo volevo sempre fare, no? Fondo bianco, ma questo è stupendo. Siccome sono un empirico, venivo da sto fotografo che asciugava le lastre con la cosa, io lavoravo per 100 cose, no? Questi giornali qua, e facevamo un sacco di foto col fondo bianco. Io lo facevo tipo 6-7 diaframmi più bianco del davanti, no? Perché pensavo, cazzo, deve essere bianco, no? Ci vuole un casino di luce. Veniva una nebbia incredibile, no? Un ritorno pazzesco. E naturalmente, cioè, diciamo che avevo iniziato tipo con 2 o 3 diaframmi più bianco, no? E già dicevo, ma cazzo, viene sta nebbia, perché? Allora invece che diminuire, aumentavo, no? Dicevo, caspita, non è abbastanza, no? Allora 4, 5, 6. Oh, a un certo punto ero arrivato che non le facevo più, perché ho detto, cazzo, non sono capace. E fu un assistente dell'Oliviero un giorno che io con la edinia dissi, ma voi, tipo, Oliviero, quanto fate, tipo, di più il bianco? Dice, ma un terzino. Un terzino, ma stai scherzando, io faccio 6 diaframmi e dico, ma cosa ti viene? È una merda, e te credo, cazzo. Cioè, ti si spalpoltiglia la pellicola, non c'è più niente là dentro. Quindi io gli devo tantissimo a questo assistente e all'Oliviero, naturalmente. Un altro che ti dice cosa puoi fare in una stanzetta di 4 metri quadrati, Irving Penn. Lui va in giro per il mondo e porta tutti nella sua tenda. Io, per esempio, amo tantissimo gli studi piccoli, e quando ce l'ho piccolo, lo studio, mi metto in un posto ancora più piccolo dentro uno studio piccolo. Lui è anche bello perché ti dice questa cosa: per fotografare le persone la tua empatia può essere anche basata su un fatto puramente estetico. Quindi dice una cosa in un qualche modo che è molto importante per chi vuole fare cogliere l'anima del soggetto. Puoi benissimo non coglierla, non c'è nessun problema. Diane Arbus è importante, credo, per tutti, no? Cioè, lei esplora la marginalità, e attraverso la marginalità degli altri esplora la propria marginalità, no? Lei, ex fotografo di moda, che a un certo punto rinnega anche la sua estrazione borghese e comincia a fare un viaggio che la porta a frequentare, diciamo, tutti gli aspetti estremi e borderline della società americana, e quindi mette, diciamo, una specie di disagio esistenziale nel suo mirino, no? È molto interessante l'Argus anche per l'uso del flash, perché dobbiamo ricordarci che questo è il 68 e veniamo da un'idea di reportage molto più tradizionale, dove il flash non è contemplato in quanto uccide l'atmosfera, no? della realtà, no? Invece lei di questo se ne frega completamente e usa il flash proprio per svelare, no? Nei minimi dettagli la realtà che va fotografando, e anche questo è un grande insegnamento, no? È in questo clima che abbiamo raccontato fino adesso che nascono le mie prime foto. Adesso comincio a far vedere alcune cose mie. Queste sono del 73, in questo momento ho 16 anni. Questi sono i famosi bambini di Pioltello, quelli ricchi però. Questi sono i bambini di Pioltello e sono naturalmente figli di tutti questi fotografi
che abbiamo visto fino adesso. Grazie mille. In quegli anni la politica era molto diversa da adesso, no? Cioè, eravamo tutti incazzati, ma per altri motivi e con altre modalità, diciamo. Era più partecipata, indubbiamente, e anche i fotografi volevano partecipare in una qualche maniera. In quegli anni lavorava un grande fotografo che io ho avuto il privilegio di conoscere, che si chiamava Aldo Bonasia, e avevo un'agenzia per la quale io ho cominciato a collaborare, e lui era proprio un cowboy, diciamo, no? Della fotografia. Sono sue delle foto anche molto terribili di questi scontri con la polizia, che avvenivano all'epoca a metà degli anni 70 quasi tutti i sabati a Milano. Questa è una foto mia fatta in quell'epoca, nel 74, è fatta per il giornale quotidiano Lotta Continua, una fotografia che è stata molto pubblicata. Questo ho trovato una foto fatta quel giorno. Io sono quello con i capelli lunghi tutto a destra, è una foto di Giovanna Calvezzi, tra l'altro, bellissima, e si vede Dario Fo invece tutto a sinistra, ed era una festa alla Palazzina Liberty occupata da Dario Fo, che celebrava la vittoria del referendum sul divorzio. In quell'epoca, questa è una riproduzione dal mio libro, queste erano le foto che facevo, quindi delle foto per i giornali, e i giornali si occupavano molto, no, di attualità, ma con un taglio non i quotidiani, diciamo, no? I giornali erano molto attenti agli aspetti sociali che potevano emergere attraverso la fotografia. Questa era la mia tessera di fotografo, numero 4. Una fotografia, una tessera che permetteva di fare la foto che vediamo in basso a destra. Se non avevi quella tessera, quella foto non la potevi fare, diciamo. Questa è una schermata interessante, perché nel mio libro metto sulla stessa pagina due storie che avevo fatto. Una ricostruzione, vedete anche la foto molto, diciamo, debitoria nei confronti di Larry Clark a destra, per 2+, un mensile della Mondadori, un mensile mainstream della Mondadori, dove io raccontavo la giornata di un eroinomane, eccetera, una cosa che oggi, vabbè, fortunatamente forse c'è meno eroina in giro, però sarebbe impensabile. Ma nello stesso tempo nasceva anche Capital, quindi una copertina di Martelli all'apice del suo potere, diciamo, no? All'apice, quando c'era Craxi, e Martelli era il suo delfino e decideva molte sorti della politica italiana. Momento di grande transizione. Qui ci sono un paio di ingrandimenti. Cominciate a vedere dei nessi, no? Si vedono con il lavoro che abbiamo visto. Questo è prima di Nangoldi, diciamo, in un certo senso, no? Ma dopo Larry Clark. Oh, dall'America a quei tempi arriva un nuovo atteggiamento, diciamo, che io ho semplificato, è un atteggiamento che coinvolge diversi fotografi, ma in particolare Bill Owens, che fa dei reportage. Vedete che qua lui comincia a mischiare tante cose, cioè fotografa la gente che conosce, fotografa il suo territorio, la sua comunità, la fotografa col flash, ma in modo non impietoso come Diane Arbus, e quindi uccide in un qualche modo anche lui l'epica americana di Avedon, diciamo, ma dal suo interno, no? Come se fosse un punto di vista più
più interno alla comunità stessa, non come il fotografo che arriva dall'esterno e giudica, ma come il fotografo che fa parte di questa cosa, no? E ha un uso del flash più morbido, no? Più interessante. Questo atteggiamento mi interessava molto e lo faccio mio per questo lavoro del 77, a quell'epoca ho 19 anni, e dove fotografo la vita di tre miei amici di Quarto Giaro, un'altra periferia naturalmente, diciamo, e sai com'è, c'è quel vizio lì. Allora, e qui era tutto finto, no? Diciamo, questa qui era la camera come la voleva la mamma e questa era la camera come la voleva vivere lui. In realtà la camera non era né così né cos'ha, era una specie di via di mezzo, no? E questo è un reportage vero ma finto, no? Ma poi questo, poi nella moda, questo lo vedremo come diventa importante, no? Cioè tutte queste situazioni reali di vita io le ricostruisco, e questo qui è come venne pubblicato sul giornale Abitare, diretto all'epoca, la direttore era Italo Lupi, che a momenti lo licenziano perché mi diede tipo 20 pagine su questa storia di questi tre così ragazzi di periferia. Qui si vede come era impaginato il servizio. Quindi il flash sì, ma in modo empatico, in una qualche maniera, no? E la ricostruzione sì, ma di qualcosa di veramente reale. Oh. Vabbè, e qua si comincia a diventare grandi, nel senso che bisogna cominciare a lavorare. Allora questo fotografo diventa molto importante per me. Si chiama Arnold Newman, è un grande ritrattista. La cosa che mi interessa molto di lui è questa capacità di inserire il soggetto in un contesto. Queste sono, cominciano a essere le mie. E qui comincia il lavoro per i giornali, vero e proprio. Queste sono, comincia, siamo agli inizi degli anni 80, 82, 83. Questo è Amica. E qui piano piano la consapevolezza del ritratto si fa sempre più largo dentro di me, fino a che Paolo Pietroni, che è stato un grande direttore, diventa direttore di Amica, lo cambia radicalmente, lo fa diventare un grande giornale d'immagine. E io, che all'epoca mi barcamenavo con la moda, gli still life, le cose eccetera, mi dice: tu devi fare il ritrattista. E la cosa straordinaria è che incomincia poi a farmeli fare questi ritratti, cioè non è che me lo dice basta, come magari si fa oggi, cioè mi dice che me lo fa fare e poi me li fa fare. E allora lì naturalmente per me si trattava di capire quale strada prendere. Pietroni era un art director, un direttore che credeva alla fotografia come scultura, cioè lui non ne voleva sapere di mossi, mezzi mossi, sfocati, non voleva una fotografia impressionista, voleva una fotografia veramente concreta, reale, dei personaggi, possibilmente nel loro ambiente. E io allora mi dedico a questo lavoro con il banco ottico, col 10-12, perché mi sembrava, come dire, l'approccio più giusto tecnico, ma anche, diciamo, mentale, per portare a casa questo tipo di ritratti. Questa fotografia di Moravia è stata fatta con due scatti e racconta una specie di incomunicabilità tra me e lui, ma non a caso, visto anche il personaggio, no? Quindi, diciamo, questo per Pietroni era molto importante, perché lui non voleva una storia, lui voleva una fotografia che in se stessa racchiudesse tutto il personaggio. Per farlo io avevo bisogno di inserire il personaggio in alcuni ambienti, e nella mia idea questi ritratti erano come una pagina di romanzo, cioè è come se, diciamo, con uno scanner ideale, o come se fosse una pagina scritta, noi da sinistra in alto, a destra in basso, lo potessimo leggere come una descrizione di questo personaggio, dove tutti i dettagli, anche più insignificanti, facevano comunque parte del clima di questo personaggio.
Quindi cercavo in una qualche maniera una fotografia che fosse definitiva. Non sto dicendo chi sono questi personaggi, ma mi pare che sono anche molto famosi, no? Ecco, questa è una schermata con, diciamo, di far vedere un po' come venivano poi usati dal giornale questi ritratti, un po' alla Interview, diciamo, alcune copertine. Oh, si affacciano alla mia attenzione altri atteggiamenti, per esempio Arthur Tress o Leslie Crimms, che usano la fotografia, un certo realismo fotografico, per sviluppare però tematiche decisamente oniriche o psicologiche, quindi la fotografia come specchio delle proprie fantasie inconsce. Coincide questo periodo con la normalizzazione politica del mondo, o perlomeno con la mia normalizzazione. Diciamo che in questo momento storico sembra che per cambiare il mondo bisogna innanzitutto cambiare se stessi. Sono delle foto estremamente realistiche, ma che ovviamente sono molto più vicine all'idea di sogno, no? Ma questa è una grande porta che si apre per uno come me, lì col 10-12, con un passato di lotta continua, no? Un'infanzia terribile nelle suburbe di Pioltello. L'idea che la fotografia può anche parlare di un sogno, no? Leslie Crimms. Io, quando ho riguardato questa i materiali di questa proiezione, mi sono reso conto che nemmeno io devo sottovalutare l'importanza che questi autori hanno avuto, no? Per me, anche Dwan Michael, che vediamo dopo, perché specialmente nella fotografia di moda questo contributo per me è stato molto importante. Bellissimo, bellissimo. Non solo nella fotografia di moda, io qua ho visto alcune cose nel mio lavoro che ritengo possano risalire un pochino alla scoperta mano a mano di questi autori. Questo è un servizio, un ritratto di Capucci e un servizio di moda nell'84 con dell'alta moda di Capucci. Adesso sarebbero delle foto un po' più, diciamo, facili da accettare, ma all'epoca erano effettivamente, erano abbastanza scabrose, no? Usare l'alta moda con un personaggio così ambiguo, no? Bene, allora Vogue. A un certo punto la mia avventura con un'amica, non mi ricordo se finisce o comunque, vengo chiamato a fare delle cose anche per la Condé Nast, per Vogue. Allora ho preparato queste due pagine da questo libro e non ci sono foto mie in queste cose, ma le ho portate per far capire come queste foto, che sono fatte da autori completamente, da molti autori diversi, si somigliano tantissimo. Questo per dire cosa? Che per Vogue l'importante è che il personaggio sia Vogue, cioè questo è un atteggiamento completamente diverso dall'atteggiamento del mio direttore Pietroni dell'epoca. Cioè Pietroni vuole che il soggetto si stagli come una scultura nella sua assoluta individualità, mentre invece Vogue dice: guarda, a me mi va bene che sia come sia, ma l'importante è che sembri Vogue. Quindi questo qua è una, diciamo, è una necessità che deve cambiare anche il tuo atteggiamento fotografico.
Ma questo è stato anche molto interessante in un certo modo. Un'altra cosa che succede quando lavori per Vogue è che non puoi sbagliare, cioè non puoi, non è contemplato, cioè non c'è un piano B, no? E questo è un bellissimo, è un grande insegnamento, perché se noi vediamo anche oggi, no? Un servizio di moda di Steven Meisel, sono 12 foto. Se vediamo un servizio di Avedon per Bazar degli anni 60, le foto buone sono 2 su 12. Le altre, diciamo la verità, sono normali. E invece oggi c'è bisogno di una consistenza completamente diversa. Meisel fa 12 foto che sono tutte, non c'è mai un servizio o una foto che sia meno impeccabile di un'altra, no? Quindi c'è questo bisogno di diventare consistenti. Io non voglio dire che per Amica io le ciccavo le fotografie, però indubbiamente a seconda del personaggio potevano esserci degli alti e bassi, mentre qui Vogue dice no, alti e bassi non ce n'è, qui c'è solo Vogue. Questo si traduce in un cambio di atteggiamento che deve diventare più mobile, soprattutto per certi giornali, penso all'edizione di Vanity Fair diretta da Pietroni, non il settimanale che c'è adesso, ma il mensile che c'era nell'inizio degli anni 90, diventano dei servizi, cioè il ritratto non è più il ritratto, appunto, quindi il momento storicizzato, ma diventa l'esperienza, no? E questa è una versione totalmente moderna e contemporanea dell'idea del ritratto, perché una volta il ritratto era uno, cioè tu facevi il ritratto a quella persona. Henri Cartier-Bresson fa un ritratto, no? Cioè fa la foto di Matisse, voglio dire. Poi magari la sceglie dentro un servizio, ma ricordiamoci Mulas, no? Che fa tutte quelle foto lì, no? Che fa il racconto. Allora, mentre Pietroni voleva la foto simbolo, qua a Vogue vogliono il servizio. Allora devi diventare più mobile, cambi macchina fotografica e il ritratto è la fotografia di un'esperienza. Lei è Victoria Abril, un'attrice spagnola, Isabel Huppert, Monica Bellucci, Linda Evangelista. Durante un servizio in Sudafrica, Vittorio Mezzogiorno, Vasco. Ma io provo a leggerlo questo, perché è una cosa molto bella. Questa è una delle mie foto preferite tra tutte quelle che ho fatto in tanti anni, credo fosse il 94. Non avevo dormito neanche un minuto quella notte e c'era da fare questa foto per il mensile Moda. Non conoscevo Tony di persona, ma si è capito subito che era un grande, vabbè, lasciamo perdere. Infatti ha scattato pochissimo, senza trucco. Mi ero portato una borsa con qualche cambio d'abito, come si usa di solito, ma lui mi ha detto di restare così com'ero. Quando uscì il giornale lo tenni da parte, non lo faccio mai, ma ero proprio io in quella foto, una via di mezzo tra uno sparo e un segno di ok. È la faccia con la quale mi piacerebbe essere ricordato dai miei nipotini, come uno che ci sta a vivere, che te lo dice in faccia, che si mette in posa, ma anche in posa può venire fuori un pezzo di verità. Lo leggo per questo, no? Perché è molto bello questo. E lui alla fine dice, è bello quando davanti alla macchina fotografica riesci a mentire dicendo la verità. Non so se mi spiego, come nella vita, insomma. Grande Lorenzo. Oh, Armani meriterebbe... Ma è molto tardi? Stiamo andando bene? Ok, è noiosissima questa cosa? No, grazie. Grazie, grazie. No, Armani è tremendo, allora cercherò di essere breve. Armani l'avevo proprio ciccato. Ai tempi di Amica ero andato da lui, io ero un po' pischello, e lui ha cominciato a dire, ma qui sei troppo vicino, ma scusa, perché la luce la metti là, mettila lì? E io ero andato senza neanche assistente, poveretto, sempre miserabile, venivo da
era Pioltello, non a caso, e in questo banco ottico mi ero intruppato, insomma la foto inguardabile, mai pubblicata, non si poteva vedere. Dopo anni, 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 un giornale giapponese dice, i giapponesi vengono e dicono, ci sarebbe da fare Armani. Ah, io Armani, scusatemi, ma non lo faccio. Ah, come, ti tiri indietro? Perché? No, no, Armani me l'ha messo in quel posto una volta, se non vi dispiace io eviterei la seconda volta. Ah no, ma come, una sfida? Vabbè, ho capito, prendo sta sfida. Allora dico, veramente tremavo, no? Allora sono andato solo con una rolle, no? E un rullino, così, in via Borgo Spesso, Borgo qualcosa, dove sta lui, e avevo una vaga idea che poi ho messo in pratica lì, e ho chiesto alla sua addetto stampa, ho detto, ma non avete una foto ufficiale di Armani, non so, una stampa? Dice, ah sì, vado a vedere, e scendono con questa foto che si vede qua molto bene a sinistra, una foto bella, una grande fortuna. Allora quando scende Armani io non gli ho lasciato tempo di fare niente, no? Ho detto, ah, buongiorno signor Armani, tac, gli ho dato in mano la stampa, ho detto, si nasconda così a metà dietro la stampa. Lui ha fatto un po' così, io ho fatto tipo 5 scatti, mi sono ripreso la stampa e sono scappato. Sì, sì, no, una cosa terribile. Però secondo me a sto giro l'ho fregato, no? Ma lui secondo me si è fatto fregare, perché secondo me questa cosa di essere dietro a quella foto, io credo che lui in un qualche modo l'avesse capita. Forse dentro di sé ha pensato, perché va via così in fretta? Non so. Magari voleva che stavamo insieme a cena. Non lo so. Vabbè, può darsi. Donatella e Gianni. Oh, a sinistra Alighiero Boetti. A destra, vabbè, qui due giganti, Righiero Boetti, Schifano. Schifano è veramente l'arte così fatta corpo, no? Quando il primo giorno che siamo andati non ci ha ricevuti, anzi ci ha mandato proprio a quel paese. E il secondo giorno mi sono presentato al suo studio tutto così, un po' dimesso, senza macchine fotografiche, facendo un po' il figo, tipo, sì, ma noi siamo qui a fare le foto, ma anche no. E tipo erano le 10 del mattino e lui così era già lì con i suoi telecomandi, le televisioni, no, tutto quanto così. Ah, ciao, ciao Tony, sì, sì, vieni, vieni, qui, là. E poi scopre sul tavolo, tira fuori un pezzo di carta e si vedono due strisce di coca, lunghissime. Dai Tony, dai, fatti un tiro. Io, no, ma Mario, no, ma io ti ringrazio, ma magari no. Ah, va bene, non c'è problema, e lì capisco che mi sto fottendo il servizio, no? Allora dico, Mario, vado a fare un giro, intanto guardo lo studio. Sì, sì, vai, vai, già non mi cagava più. Allora dico, caspita, adesso io come faccio, porca miseria, perché questo qua ho fatto tanto il figo e mi ha messo alla prova, no? Allora torno e faccio, Mario, ma ancora valida l'offerta? Dice, oh sì sì, certo, no? Allora io cretino, invece di fare finta, fare più figo del figo, mi faccio un tiro di coca pazzesco. Cazzo, divento istantaneamente bianco, come cadaverico, no? Mario, c'è un bagno, no? Oh, mi butto sulla tazza e sto tipo sudando un'ora a vomitare. No, ma veramente ho tirato sull'anima, e soprattutto la colazione dell'Hilton di Roma, dove avevo pernottato, no? E io ho pensato, qua sono fottuto, non mi riprenderò mai, una botta così non avevo mai. E dopo un paio d'ore sono tornato, secondo me lui se la ghignava proprio, e lui è passato poi tutto il giorno a chiamare gente del calibro, non so, Enzo Siciliano, gente così, no? Perché lui aveva una retrospettiva in un grande museo a Roma. Allora ci vediamo lì, così fa lavare la Bentley e non ci va, cioè non c'è mai andato. E mentre là lo aspettavano, lui dipingeva giù nel suo studio e mi gridava dietro dicendo, vedi, mi fai fare dei quadri di merda, no? Non so perché, così. E per fare quest'ultima foto ha detto, guarda, ho messo un fondale in cortile, ti piacerebbe? Dice, no, non mi piacerebbe, però se il tuo assistente mi regala la sua giacchetta, quella con le tasche, quella che nessuno di noi vorrebbe mai portare, e dice, allora la faccio. Claudio, dagliela un po'. E allora ha consentito a fare questo ritratto. Vabbè, ogni tanto racconto qualche cosa, tanto per alleggerire, o non so.
Vabbè, qui si chiudono tanti cerchi, no? Sull'ispirazione, un omaggio a Marilyn perché è una lookalike, ma anche lookalike in quanto una lookalike di una foto di Avedon, no? Giochetti. Allora, cosa facciamo qui? Ah sì, vediamo ancora delle foto di quell'epoca, sì. Queste sono mie, eh? Anche qua nel mio libro mi era piaciuto far vedere un po' anche come uscivano pubblicate, no? Le foto, no? Anche perché le foto che vi faccio vedere oggi poi sono state tutte realizzate per lavoro, insomma, sono state tutte più o meno pubblicate. Questo non piacque a tante persone, non so perché. All'epoca lavoravo con delle macchine più, diciamo, mobili, no? 645, eccetera. Però nel frattempo avevo anche voglia di cose più estreme, no? Quindi ho cominciato a vedere questi ritratti di George Harrell e a pensare a questa grande macchina, no? 2025, e che questa tecnica l'ho usata per fare questi ritratti per Vogue Pelle. Erano tutti capitani di industria della pelletteria e mi era piaciuto molto mentre, diciamo, lavoravo in modo più mobile, in modo più spontaneo, tornare allo studio proprio del cranio, no? Allo studio della luce, allo studio del ritratto come oggetto, no? Come pochi scatti, una luce estremamente controllata. Bene, allora questo signore, Edward Quinn, è uno dei fotografi che in assoluto mi ha ispirato di più. Lui è un autore, diciamo, che si può considerare minore, un fotografo attivo nel sud della Francia, dove fotografa in occasione di Cannes, insieme probabilmente a matrimoni, cose del genere, fotografa le star che vengono al festival, che vengono in vacanza. La cosa che mi piaceva tantissimo del suo lavoro era che le foto parlavano di una relazione tra due persone, cioè mi ero forse stufato di questa relazione uno a uno, no? Fotografo-soggetto, no? Cioè siamo sempre io e te a raccontarcela. Invece questo qua, vedi, guardate, è bellissima, no? Questo momento di intimità, no? Che aveva saputo cogliere, no? Tra l'altro con dei personaggi famosi, no? Quindi probabilmente è anche difficile, no? Mentre guardavo questo libro mi ero interessato proprio a questa, e questo è un altro libro che io francamente consiglio spassionatamente a tutti. È un libro scritto, non è un libro di fotografie, si chiama, il sottotitolo dice lungo, Il significato delle distanze tra le persone. Tanto è vero che a un certo punto mi piaceva dire che invece che fare il fotografo ero un esperto della distanza tra le persone. Qualche tempo fa, durante la mia psicanalisi, mi venne il desiderio di investigare il mistero dell'energia che permea le relazioni umane. Improvvisamente, e forse non a caso, mi ritrovai sempre più spesso testimone di incontri tra persone connesse tra loro da forti legami emotivi. La possibilità di registrare su pellicola queste connessioni dipendeva dal volume e dalla qualità della mia empatia. Per chi guarda le foto, l'esercizio è simile. Quello che conta non è tanto sapere chi sono queste persone e quali siano le loro storie, ma piuttosto rendersi vulnerabili, aprirsi al contatto, così da percepire il legame invisibile prodotto da queste emozioni e scoprirle come parte del proprio mondo emotivo. In occasione di questo clima, che coincideva con un lavoro, analitico, no? Percorso che ho fatto con la psicanalisi per alcuni anni, io ho fatto un po' questa scommessa, cioè entrando in analisi ho pensato, caspita, qui parlo del mio passato, no? Sto parlando della mia storia, no? Dei miei genitori, no? E tutte queste emozioni, tutte queste cose, se io sono un fotografo, sono per forza nei miei archivi, cioè io ho sicuramente fatto queste fotografie, cioè devo per forza aver fotografato queste cose. Allora, mentre ho fatto l'analisi, ho fatto tre cose insieme. Una, l'analisi,
Questo, poi ho tirato fuori le foto per questo libro, che qui vediamo brevemente, e poi mi sono curato una roba che avevo sotto il piede che non mi faceva camminare. Una cosa interessante, no? Questo guarire vari livelli, e soprattutto, più che guarire, riconoscere che cosa sono le cose, no? Che cosa sono i rapporti, no? E quindi ho cominciato a fotografare queste situazioni, cioè questa dimensione nascosta tra le persone, accompagnato da delle foto che venivano dal mio archivio e che avevano per me un forte significato emotivo e onirico, perché in analisi porti anche i tuoi sogni, no? In una qualche maniera, no? Quindi entri in una specie di miscelone di sentimenti, cose che non sai più se hai visto veramente, sognato, fotografato, incubi. Vedete tornare anche Leslie Creams, no? Arthur Tress. Queste sono tratte da un piccolo catalogo di una mostra che avevo fatto a New York. Questo sempre da Transfer. Si sente, no? Un po' questa ricerca di buttare quella di sotto. Il libro finiva con questa, no? Un po' liberatore, dire cazzo, affanculo. Quando ho fatto questo libro, in fondo io l'ho fatto per darlo al mio analista, no? Allora gliel'ho portato, lui l'ho sfogliato e ho detto, ma io le ho già viste tutte queste fotografie. Pensa, è quasi inutile farlo. Oh, naturalmente questo mi ero un po' fissato, no, con sta storia. Allora, non solo poi ho fatto un libro, ma poi ne ho fatto molte cose, no? Per cui, per esempio, questa esperienza con Iodice, Castella e Gentili e Basilico, su un grande progetto di Federchimica sullo stato della chimica. Il mio lavoro si chiamava Relazioni Interne ed era tutto basato su questa connessione tra le persone. Come li amavo proprio. Bellissimi. Loro, dico. Per fare questo lavoro la Rolleiflex era veramente straordinaria, perché è una macchina dove guardi dentro un pozzetto e hai un atteggiamento molto morbido, no? E anche quando scatti poi hai una manovella, no? Anche la macchina è molto importante, no? A seconda dell'atteggiamento. Penso che la questione è proprio dell'atteggiamento anche fisico, che le macchine, la diversità delle macchine che usi ti portano ad avere. È molto difficile fare una fotografia di questo genere con una reflex che tieni all'occhio, no? Perché hai un atteggiamento troppo intrusivo, no? Le persone non riusciranno mai a sentirsi a loro agio, no? Cioè libere di mostrare la dimensione nascosta della loro relazione. Questo poi lo usavo anche per i ritratti, no? La cucinotta al trucco, e questa è una foto. Questo signore sulla destra è Salvatore Fiume, un grande artista, grande amante delle donne, come si può ben vedere dalla fotografia. Oh, questa è una foto che per me è un momento miliare nella mia carriera. A un certo punto ero in Kenya
per un lavoro di moda. Avete visto che di moda non ce n'è stata qui tanta, non se n'è vista ben poca, eppure io in tutto questo periodo scattavo le fotografie di moda, però non le ho messe in questa proiezione perché io non è che le rinnego, però non le ritengo mie fino in fondo. Perché sono diventate mia un giorno in Kenya, dove avevo portato, questa è mia figlia Diana, la mia grande, e all'epoca aveva circa 3 anni, 4 anni, e avevo portato con me questa foto come ricordo, no? Quindi arrivavo in albergo e la mettevo lì, no? E nel frattempo facevo queste foto di moda, ma belle, non dico brutte, anche perché insomma proprio brutte non le facevo, però veramente ho guardato questa foto una sera in albergo, eravamo già in Kenya da qualche giorno, ho detto: ma perché le mie foto di moda non sono come questa foto? E lì ho detto: basta, cioè devono diventare così. E sono andato dalla mia stylist il giorno dopo, che fortunatamente era Livana Spernicelli, cioè una grandissima stylist, adesso dirige la moda di Marie Claire, e gli dissi: ascolta, io dobbiamo rifare tutto. Perché io ho capito qual è la mia strada, e quella invece di mandarmi quel pezzetto, amore, tutto no, però se vuoi da adesso le facciamo come dici tu. Ah, ok, va bene, allora mi sembrò un compromesso accettabile. E questa qui comincia, benissimo, devo anche raccontare un'altra storia di questo. Allora faccio questo servizio, metà in un modo, metà nell'altro, e finalmente sono felice. Cioè finalmente sento che faccio delle foto di moda che mi appartengono, con un mondo, con una poetica che io ho cominciato a sentire molto più vicina a me, no? Allora, sempre con la complicità dell'Ivana, faccio 2 servizi, uno donna, uno uomo, no? 6-7 foto ciascuno, pubblicate su dei giornali di poco, diciamo, di poca tiratura, e vi faccio questo book nuovo di zecca, butto tutto, 92-93, butto tutto, dico: qua voglio fallire, cioè voglio tirare giù la Claire, perché questa roba non la vorrà mai nessuno. Vado ad Arles e incontro Peter Lindbergh, non ci posso credere. Allora dico: mi adopero perché lui possa vedere il mio book. Allora lui, gentilissimo, riceve lì all'hotel, come si chiama l'hotel lì, bellissimo, Norbinus, sì, bellissimo, e gli faccio vedere queste 10 foto praticamente. Lui guarda, dice: they are amazing. Come amazing? Dice di più, dice: they inspire me, cioè mi ispirano, capito? Lui, capito l'ispirazione, cioè dice che lo ispirava. Dice: tu devi andare assolutamente a New York. No, assolutamente. Allora io gli ho creduto. Secondo me lui lo dice a tutti. Perché ti disfidi uno subito. Cioè, se tu, lui è furbissimo, ma non è mica Peter Lindbergh per niente. Perché se tu non cominci a dire: guarda che questa era meglio, allora quello, tu cominci a dire: ma allora hai visto questa? Invece tu gli dici: guarda, sono meravigliose, vai a New York, basta, fine. Tanto vai a New York, quindi il più lontano da lui possibile. E io ci sono andato, è stato stupendo, no? Perché a New York sono stato ripescato proprio per il colletto, così, stavo per affogare, no? Anche perché la mia vita personale stava per andare totalmente a rotoli, no? Allora sono andato a New York con queste 10 foto, 2 o 3 book, e facevo il fattorino di me stesso, no? Le lasciavo a Mademoiselle, poi andavo a riprenderle da Coso, da Vogue, poi andavo da... Una volta siamo andati da Marie Claire, e c'era una redattrice francese pazzesca, cattivissima, e lei era stupenda, perché gli avevo dato il portfolio, e lei mi guardava dritto in faccia a me, tanto guardava il mio agente, che era un uomo bellissimo, biondo, figo, e diceva: ma tu da dove vieni? Così, no? Queste erano le foto. Guardava me e diceva, in pratica mi diceva: ma tu da dove vieni? Io potevo dirgli che venivo da Pioltello, io ho fatto scena muta, capito? Non sapevo cosa dirgli. Lei voleva sapere, insomma, diciamo la verità, lei voleva sapere: vieni dall'Italia,
ma tu la Franca lo conosci o non la conosci? Io, siccome non la conoscevo, non sapevo proprio cosa dire, allora balbettavo delle cose. A un certo punto, straordinariamente, ci ha salvate l'allarme antincendio in tutto il palazzo. Cazzo, ci siamo dovuti precipitare, noi col book sotto braccio, lei e tutti gli impiegati di quel grattacielo, tutti in strada. Madonna, siamo andati in un bar a mangiarci tipo le banane con la cioccolata, stavamo malissimo. Un'esperienza atroce, cioè, penso che se durava ancora 5 minuti, tirava fuori un cannone e ci sparava, non so. Allora, niente, non è che andò benissimo a New York, cioè, queste foto qua sì, ma anche no. Mi rendevano il book e io stavo per prendere l'aereo e tornarmene e dire, ecco, finalmente tiro giù la Claire. Invece, proprio veramente come nei film, suona il telefono, dico, mi ha chiesto rompicoglioni, dice, oh, I'm Greg Pond from Detail Magazine, I would like to see you because I really like your picture. Oh, cazzo. Allora cambia l'aereo, no? Allora sono andato, sì, no, qui, là, così. E insomma, a questo le foto sono piaciute. E ho cominciato a lavorare in America e dopo vedremo anche le foto. Qui invece però siamo dovuti tornare indietro perché qui eravamo partiti dalla mia bambina e siamo arrivati invece a delle foto che facevano parte di quel portfolio famoso che secondo Lindbergh lo ispirava. Che sono queste? Queste erano, mi sembra, per Donna nel 93. Allora, quando vado in America, Details, che era un giornale un po' così all'avanguardia, sempre, credo forse era già della Condé Nast, mi chiama per fare... Devo stringere? Sì, sì, ma siamo... Sì, sì, che ore sono? Ah, vabbè. Allora, scusatemi. Vabbè, fammi vedere a che punto sono. No, ma ce la facciamo, insomma, siamo a buon punto, siamo a ottimo punto, insomma, ottimo magari no, però, vabbè, andrò un po' più avanti con questo. Vabbè, questi qui sono libri che mica avevo visto in quel momento, sono libri che avevo visto sempre negli anni, cazzo, della scuola, no? Questi qua sui Teddy Boy, Rock and Roll Times, mi piacevano un casino, no? Ecco, The Tats di Chris Steele Perkins, bravissimo. E naturalmente... Questa roba qua mi aveva molto ispirato all'epoca e finalmente, diciamo, felice di potermi esprimere con la moda in modo a modo mio, ho incominciato a tirar fuori un pochino questo clima, no? In un modo diverso ovviamente, ma sempre tornando in periferia, ho incominciato a fare questo tipo di fotografie, che anche queste sono parte di questo portfolio che aveva visto Lindbergh e che mi ha portato poi a lavorare per 3 o 4 anni con una certa continuità per i giornali americani. Ho già voluto scaricare. Eh? Dici? No, non lo so. Grazie, grazie molto. Queste invece erano già fatte in America. In America è molto interessante perché la metà di quello che ho fatto per gli americani non è stato mai pubblicato, perché diciamo loro hanno questa mania di buttare le foto, che per noi è incomprensibile perché non abbiamo i soldi per buttarle, no? Invece loro, se appena c'è qualcosa che non va tanto bene, ma dico anche se magari si potrebbe togliere in Photoshop, no, buttano. Ero veramente sconvolto perché... loro hanno veramente la fissa del politically correct, bisogna stare molto attenti a quello che si fotografa. E per fare queste foto usavo una tecnica particolare, cioè usavo la Rolleiflex con dei flash da 30.000 lire, all'epoca c'erano le lire, che non funzionavano quasi mai, diciamo, era più le volte che non scattavano che quelle che scattavano. E questo era uno stress mortale perché ovviamente tu sai, sei lì con dei motorhome, produzioni a Miami da migliaia e migliaia di dollari e tu lavori con una Rolleiflex che quindi non ha la Polaroid, non ha niente, e hai un flash che scatta una volta sì e due no.
Ma perché questo? Perché naturalmente per me era importantissimo che questa dimensione nascosta venisse fuori anche dai modelli, no? E quindi dovevo fare perdere loro quella consapevolezza del lavoro, no? E quindi era molto importante gettarli in una specie di sconforto emotivo e professionale, per cui dopo un po' pensavano, vabbè, sto lavoro è andato a puttane, amen, questo qua non è capace, e che cazzo facciamo, giochiamo a biliardo, amen. Ci voleva un po' di culo. Questo era come venivano pubblicati i servizi su Details. Qui gli avevamo fatto credere che eravamo a Roma, invece siamo a Milano. Oh, adesso faccio un riflettissimo. Niente, qui ecco, qui siamo già a metà degli anni 90 e si affaccia, no, invece altri comportamenti, altri atteggiamenti. Cindy Sherman, diciamo, è sicuramente un fotografo estremamente influente nell'iconografia contemporanea della moda, no? Perché lei comincia a fare questi film still, perlomeno sicuramente questo lavoro, e ispira sicuramente una bella masnada di fotografi in questa, diciamo, staticità molto filmica, no? Che io traduco più o meno in questo modo, quindi mettendoci dentro sempre la mia dimensione nascosta, le relazioni, però portandole, diciamo, con un'inquadratura diversa, più ponderata, più studiata, no? Qui torno col 10-12, quindi con una come un tentativo, diciamo, di ritornare a dare una specie di tridimensionalità. Un altro grande autore che si affaccia in quel momento è Philip Lorca di Corcia. Forse Philip Lorca di Corcia, forse è il fotografo che ha talmente influenzato l'iconografia della moda, tanto che è diventato lui stesso un grande fotografo di moda, no? Perché a un certo punto aveva detto, ma scusate, allora faccio io, no, per farle. E questo suo lavoro mi aveva ispirato questo lavoro che ho fatto per Io Donna, che in onore del mio grande ispiratore Calvino si chiamava La Città Invisibili, dove avevo ricostruito la città in un limbo bianco, e di nuovo il bianco, lo abbiamo già visto. Vorrei dire solo questo, io spero che si veda come tutte quelle ispirazioni, no, piano piano si accumulano nelle fotografie, no? E non puoi più tanto dire questa è ispirata a questo, questo è ispirato all'altro, no? Perché diventa un amalgama continuo, no? di cose, no? che diventano veramente tue, no? Per cui Lorca di Corcia mi interessa quell'andare, no? Quel venire, no? Delle persone, però poi lo metto dentro a Avedon, a, no? A tante cose, no? E alla fine mi piaceva tanto questa cosa di riprodurre le dinamiche, no? Anche questo è molto vicino all'idea della prossemica, no? La distanza tra le persone. Ecco, il bianco anche qua diventa molto teatrale, no? Diventa. Ma anche qui può diventare molto onirico, no? Può diventare onirico e allo stesso tempo estremamente concreto, no? Cioè qua sono venuti proprio col camion, con le macerie, no? E allo stesso tempo produce un'immagine che è totalmente onirica, che è totalmente surreale, irreale, no? Questo è il lavoro più recente, 2004-2005. Ecco perché dicevo,
io stesso non devo sottovalutare l'influenza di quegli autori, Duane Michaels, Leslie Creams. Eccolo qui, Duane Michaels. Siamo alla fine comunque. Questo qui è un bambolotto, è la mascotte che abbiamo in studio. E non è così inoffensivo, cioè non è Ken, questo qui non è inoffensivo, questo qui è super dotato. Sì, sì, l'occhio di lei, insomma. Infatti io non ho scattato, tac, e poi ho scattato, cioè. Questo è un servizio di intimo per io donne. E qui pian piano arriviamo proprio a mettere dentro tutto, no? In qualche maniera. Tutto si mischia, tutto si... E diventa puro movimento, no? Ecco, ricordate François Hers con la sua entrare con il suo braccio nella fotografia. Anche l'Oliviero col suo bianco brillante. Grazie mille.